una capanna sugli alberi. Che poi questo è, diciamo, l'hub dove arrivi in Kingdom Hearts subito appena entrato in questo livello. E infatti il primo combattimento che fai è contro Sabor. E infatti lì mi ricordavo che si combatteva due volte. E lì infatti l'ho confuso con questo gioco pensando che il combattimento con Sabor aia, fosse due volte. Ok, intanto quella che c'avevo davanti è morta, che era la cosa che più mi interessava. E infatti vi sta bene, stupidi babbuini. Allora, come arriviamo là sopra? Credo, esatto, di dover fare il giro all'inverso. Ma come lo facciamo questo giro? Non ho avuto. Ho schiacciato. Giuro che ho schiacciato e non ha preso l'input. Ok, io intanto cerco. Ah, ecco come. Il mio coltello. Era molto più semplice di quanto in realtà non sembrasse. Ho sbagliato. Volevo usare il coltello un attimo. Ecco qua. Dunque, calmo. Ecco fatto. Stupida. Attacca sta scimmia. Maledetti questi qua che sono laterali. Oh. Non credo di poterlo ammazzare il coccodrillo, vero? C'è qualcosa da questa parte? Ovvio. E se gli lancio questo? Ah, ho sbagliato. Direi che non gliene frega assolutamente nulla, d'accordo. Tu, fermo. Sali prima in alto. Vediamo se c'è qualcosa. Sembrerebbe di no, quindi. Vai. Ecco fatto. Punto di controllo ottenuto. Ma prima, esatto, di andare avanti. Così va meglio. Vediamo da questa parte. Perché ho la sensazione. Ah, era. Credo uno shortcut a questo punto. Perché ho la sensazione che tutta sta frutta che ci hanno messo a disposizione servirà per qualche boss fight. Dai, Tarzan, però. Salta su ste liane, maledetto. Ecco fatto. Vediamo. E certo, guardate che stronze le aquile. Era da un bel po' che non le vedevamo. Eccoci qua. Che poi sti livelli sono fatti apposta per farti perdere qualche oggetto. Scende. Ah. Vabbè, abbiamo trovato il disegno, aspetta. Però non abbiamo ancora trovato lettere. Comunque, dicevo, tutta sta frutta mi fa pensare che troveremo una boss fight. Può essere. Così va meglio. Ecco, appunto. Non abbiamo mai avuto tutta sta frutta tutta assieme, se non per un motivo ben preciso. Ho dato per scontatissimo che lanciandomi di là ci fosse il piano di sotto, diciamo. Vabbè, no, Tarzan però. Stavo dicendo, salta. Ok, intanto la mia voce se ne sta andando via lentamente. Abbiamo già perso una lettera. E dirò onestamente, non ho idea del dove. Perché se lì c'è la R. Ma cacchio, scusami. Siamo onesti un attimo. Non abbiamo girato male oggi, o sbaglio? Dai. Ti muovi? Dai. Che palle quando. Dai. No, che palle. Dai, quanto ti ci vuole. Allora, qua è stato un errore mio, ma ammetto che è stata colpa del rinoceronte che non si muoveva. Allora, scusami. Quanto devi essere vicino per poter. A sto punto, scusami. Aia.
Ah, vuoi vedere che... Allora, ah no, e invece avevo ragione io. Stavo per dire, vuoi vedere che in realtà non è qui che dobbiamo saltare? A parte che siamo morti sul culo di un rinoceronte e la cosa probabilmente è stata traumatica. Stiamo morendo più del dovuto in questo livello, ma è per giusta causa questo giro. Vabbè, però aspetta, ecco. Ma vedi che allora è scemo lui? Scusami, Io gli sono proprio davanti al ramo, eppure non si aggrappava. Vabbè, a questo giro ti direi quasi anche che potremmo lasciar perdere. Aia, pensavo si sarebbe fermato prima. Stavo per dire, potremmo anche lasciar perdere le lettere. Però c'è tutta sta frutta, il che mi fa pensare veramente che potrebbe esserci utile. Però la cosa che mi dà veramente fastidio al momento è non aver capito dove abbiamo perso quella lettera. Ecco fatto. E soprattutto mi danno fastidio queste scimmie che non posso colpire. Ecco qua. Ok. Presa. Lettera. Oppure altro pezzo del disegno. Ecco fatto. Potrebbe essere che in realtà è anche la strada giusta questa, sai? Ma qua... Quanti cacchio di frutti ci sono in giro? Allora, scusami, se c'è la farfalla vuol dire che questa è la parte giusta. Il che vuol dire che la parte di sotto... Dio mio, che rischio. Esatto, serviva qualcos'altro. Ma... Non è che il coccodrillo tipo mi stachilla? Non lo so, però intanto l'abbiamo evitato, quindi possiamo tornare indietro. Eccoci qua. Ecco fatto. Che poi tanto non ho neanche la certezza di aver già preso tutto quanto. Però aspetta, allora, 4 blu. Vediamo il viola cos'è che faceva. Non credo che istachillava, però sicuramente fa più danno di quello normale. Allora, così va bene. Ci arrivo? Ok, perfetto. 44 viola. Non mi lamento. Allora, 3, 2, 1. Eccoci qua. Oh, aspetta, allora. Perfetto. Esatto, stavo dicendo, mi sa che ne ho preso un altro. Mi sa che ne ho preso un altro nel mentre... Oddio. Nel mentre che ha fatto la rosata. Sai che probabilmente ho lasciato indietro roba sopra le altre liane. Mamma mia. Madonna mia, che rischio. Allora, aspetta. Ecco, appunto. Prendiamo tutto quello che c'è da prendere. Perché ho fatto questa pazzia? Pensavo si sarebbe attaccato al tronco, una roba del genere. Allora, aspetta. Ecco fatto. Perfetto. Ah, giusto. Mi serve. Ecco. Ho saltato troppo presto. Ho schiacciato la X prima che lui facesse il salto completo. Ok, questa volta ci arriviamo senza problemi. Perfetto. Di nuovo si salta sul nido degli uccellini poverini, che tra l'altro a vederli adesso il modello dei pappagallini è anche fatto veramente bene. Sono proprio belli, si muovono anche in modo molto fluido per essere pappagallini sostanzialmente solo di contorno per un gioco PS1. Sì, sono un po' poligonali, però quello non gli possiamo fare una colpa. Era l'epoca che era. 100% delle monete. Perché? Perché ti sei lasciato? In sto livello abbiamo perso un sacco di vite per il niente. E me ne rendo conto che sia totalmente colpa mia. Cioè, a sto giro così va meglio. Abbiamo perso vite perché lui si è staccato. Punto.
E adesso perché non si è attaccato? Più che altro mi scoccia che mi sa che abbiamo perso il disegno. A meno che non si trovi adesso. Oh, calmo. Ecco, qui dicevo, a meno che non lo troviamo adesso, mi sa che l'abbiamo perso. Gli ippopotami mi servono come rampa di salto. Sì. Però mi fanno danno? No. Ok, controlliamo prima. No, qui sopra mi sa che non c'è nulla. Credo che esatto che mi servano. No. Pensavo che sarei potuto scendere di sotto. Sembrava totalmente una via per proseguire. E mi sa che non c'è. Ah no, forse di qua? No. Nah. Niente, mi sa che il disegno a questo giro l'abbiamo perso. A meno che non si trovi proprio adesso. Ma che stronzo! Pipistrello di me. Ehi! Basta! Ma che cazzo! Sto pipistrello del cacchio! Non è che non mi hanno fatto granché di danno, per carità, però non mi lasciavano neanche andare, eh. Pensa a te sti pipistrelli. No? Niente, il disegno? Vabbè, però ancora non è finita. Eccolo. Che stronzo. Non ho avuto neanche il tempo di finire l'animazione. Come ci arrivo da quella parte? Sai cosa? In sto livello però non abbiamo trovato neanche, se non mi ricordo male, gli oggetti che ci aumentano la quantità della vita. Ho sbagliato. Allora aspetta. Visto che tanto questi qualcosa ci danno. Così va meglio. Almeno così va meglio. Le banane le cerchiamo di prendere. Ecco fatto, vita ricaricata. Ma ancora. Ah, però aspetta, forse posso tornare. Dai. Come doveva fare uno a sapere che lì quel coso crollava, scusami. Ah, ecco, è esattamente quello che speravo. È esattamente questo che speravo. Perfetto, disegno completato. Eccolo qua, un frutto che ci ha aumentato la vita. Che è arrivato ormai a questo punto. Come dovrei fare a sapere che sto coso crolla? Scusami. Oh, una lettera. Beh, tanto, voglio dire. Con che concetto dovrei capire che quello crolla e quello no? Vabbè, io giampo e siamo arrivati in cima. Ecco fatto. Abbiamo perso tantissime vite per niente. Ma veramente per nulla. Questo la ritengo il livello peggiore fino ad ora. È stato il livello peggiore, punto. Tanto per colpa mia, ovviamente. Tanto dispersivo e troppe vite perse, soprattutto verso la fine, per il niente. Perché non c'era neanche l'aiuto per farti capire che quel coso crollasse. Comunque, almeno le monete le abbiamo prese. Almeno su quello posso stare tranquillo. Quattro salti nella giungla. Che poi, onestamente, in questo livello, che era talmente dispersivo, siamo riusciti a prendere tutte le monete. E nello scorso livello, che era sostanzialmente quasi tutto dritto, siamo riusciti a perderne una. Quello più difficile, che era cioè questo qua che abbiamo appena fatto, che era tutto dispersivo a cacchio di cane, abbiamo trovato tutte le monete, incredibilmente. Quello scorso, che invece era già un pelo più dritto, ce ne è mancata solo una. Che comunque una. Una sola probabilmente. E la cosa già mi dà fastidio. Questo qua che invece era tutto incasinato, siamo riusciti a prenderle tutte. Pensa un po'. Ah, basta. C'era tantissimi.
Vabbè, abbiamo preso abbastanza monete. Non mi lamento. Non mi lamento in questo giro. Ho voluto proprio tirare dritto perché sapevo... Anzi, in realtà non lo sapevo, pensavo sarebbe stato infinito come livello, invece. Comunque una vita ce la siamo presa e un bel po' di monete ce le siamo portati dietro.